Vi sorprenderà, ma vi parlerò di San Dionigi, l'Areopagita. Infatti, quando Paolo, San Paolo, andò a parlare all'Areopago con un discorso ben preparato e poi ignorato e anche in un certo senso deriso, ci fu un certo Dionigi che seguì San Paolo, San Dionigi, l'Areopagita, che ascoltando la parola di Dio poi divenne vescovo di quella zona. Il Vangelo che dobbiamo leggere è tratto da San Luca. Cerchiamo. San Luca 10, 17, 24. In quel tempo i 72 tornarono pieni di gioia, dicendo: Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome. Egli disse loro: Vedevo Satana cadere dal cielo come folgore, ed ecco io vi ho dato il potere di camminare sopra i serpenti e gli scorpioni e soprattutto la potenza del nemico. Nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi però perché i demoni si sottomettono a voi. Rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Nella stessa ora Gesù esultò nello Spirito Santo e disse: Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre. E nessuno sa chi è il figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il figlio, e colui a quale il figlio vorrà rivelarlo. E rivolto ai discepoli in disparte, disse: Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Io vi dico che molti profeti e re hanno voluto vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono. Parola del Signore. Lode a te, Cristo. Ci sarebbero molte cose da dire, ma ci fermeremo a alcuni punti. Già ci accorgiamo che viene ripetuto l'esclamazione di lode al Padre di Gesù da San Matteo. San Luca dice le stesse parole. Ma voglio, ecco, soffermarmi e farvi notare come vengono valorizzati i discepoli, non solo gli apostoli, ma anche i discepoli, i 72 discepoli, che tornarono pieni di gioia perché i demoni si erano sottomessi a loro. E Gesù, grato a Dio, esclama: E io vedevo Satana cadere
cadere dal cielo come folgore, che io vi ho dato potere di camminare sui serpenti e gli scorpioni, e nessun male mi toccherà. Questo è consolante per noi. Ma ancora più consolante la finale, in cui dice: molti re e profeti desiderarono vedere questo giorno e non lo videro. Ascoltare quello che voi avete ascoltato e non lo ascoltate. Beati voi che potete vedere e ascoltare. È consolante per noi dopo tanti secoli che possiamo vedere e ascoltare. Siamo come i profeti e re che l'aspettavano, evidentemente non videro e non ascoltarono niente se non le profezie. Le profezie che si sono realizzate e ancora si realizzano. Ecco, noi siamo chiamati a essere ascoltatori e non smemorati, come dice San Giacomo, ascoltatori che poi mettono in pratica. Perché noi vediamo le meraviglie di Dio, vediamo, abbiamo in mano l'Eucaristia, cosa che gli altri non sognavano nemmeno di immaginare. Cioè il Signore che si dà a noi corporalmente e divinamente, umanamente e divinamente, un pezzo di pane e un po' di vino, attualizzando la sua passione, la sua morte, la sua croce e la sua risurrezione. Noi vediamo, ecco, tocchiamo, mangiamo e abbiamo la grazia di ascoltare le omelie, ascoltare la parola di Dio proclamata in chiesa, quando è proclamata nell'assemblea, cioè in chiesa, nella comunità. È Dio che parla in quel momento e ogni parola sembra nuova, perché è sempre nuovo il messaggio di Gesù, pur essendo vecchio, pur essendo lo stesso. È sempre nuovo nel coinvolgerci nella predicazione a cui siamo obbligati. E non dobbiamo aver paura. Il Signore ha dato non solo agli apostoli, ma anche ai discepoli, a tutti i cristiani, di camminare sui serpenti, gli scorpioni e di cacciare i demoni in noi stessi e negli altri. Perché siamo il corpo di Cristo, siamo membra di Cristo. E quando agiamo bene, siamo Cristo. E con l'aiuto degli altri, dei santi, specialmente della Vergine Immacolata, di cui il demonio ha terrore, noi possiamo e dobbiamo tenere lontano il male. E purtroppo ammorba il nostro mondo moderno, che purtroppo siamo immersi nel fango. E noi, il Signore ci ha dato ali di colomba per volare sopra questo fango, per non toccarlo. Amen, alleluia. La campana mi dà ragione, siamo discepoli e annunziatori del Vangelo. La benedizione la possiamo ricevere con quel grido di esultanza e di gioia di Gesù. Lode e ti benedico, Signore, Padre del cielo e della terra, perché non hai rivelato queste cose ai dotti e ai sapienti,
alla levata ai piccoli, perché così è piaciuto al Padre. Perché soltanto il Padre può far conoscere il Figlio, e soltanto il Figlio può far conoscere il Padre e colui al quale lo voglia rivelare. La benedizione di Gesù che fa al Padre: ti benedico, Padre, ti lodo e ti benedico. La stessa il Signore ce la trasmette a noi: ti lodo e ti benedico, Signore, per questi piccoli, perché dobbiamo essere piccoli, come bambini. Ma senza malizia, dice San Paolo, ormai siamo adulti nella fede, quindi più si va avanti, più piccoli si deve diventare. Ed essendo piccoli, noi possiamo vedere, ascoltare con le nostre orecchie, vedere con i nostri occhi il Signore. Il Signore sia con voi. Signore vi custodisca, vi protegga. Signore faccia risplendere su voi il suo volto e vi dia la sua misericordia. Signore rivolga il suo sguardo verso di voi e vi dia la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. È sensibile a tutti quelli che ascoltano o che non ascoltano, per i sofferenti, i più gravi, per quelli che devono curarli, gli operatori sanitari, sociali, per le persone sole, disperate, abbandonate, per i piccoli di questo mondo. Per la intercessione della Vergine Immacolata, San Giuseppe, patrono della Divina Provvidenza, dei disoccupati. Per l'intercessione di San Francesco di Assisi, il vero piccolo, il più piccolo, di Sant'Antonio di Padova, questo grande che si è reso piccolo, e per il San Michele Arcangelo, che sta sempre dinanzi alla presenza di Dio, pronto ai suoi ordini, né più piccolo di così. Che San Michele Arcangelo ci insegni ad ubbidire agli ordini di Dio prontamente, velocemente, concretamente. Amen. Alleluia. Alleluia. Alleluia.